contratto. Dove che va il minimo alle 7 e sta il massimo alle 17. Quindi il momento migliore per comprare sarebbe questo. Se uno fa questo tipo di gestione con il ciclo a 4 ore, non compra, cioè mantiene sempre l'indicazione compra, non compra qui, compra qui e vende qui. Questo però presuppone che deve stare lì, non se ne può andare. Quindi numero uno deve stare lì, numero due devi prendere la divisione. Devo guardare il ciclo a 4 ore in macchina per il numero 3 non viene inseguito se sono sbagliati, però devi stare lì, cioè devi fare training da qualcuno che rilegge quello che deve dire, sperando che non sbagli, che non faccio ragazzi, peccato che la capita questo, cioè, però appunto l'errore significa che se uno nelle scelte che fa lui, su 10, 5 le sbaglia e 5 la zecca, ci conviene questo automatico. Sì, soprattutto perché quando vince, vince più di quando perde. Cioè, ti conviene che se lo guarda, anche lui ne sbaglia 5 e 5. Quindi uno fa la gestione autonoma se è ragionalmente certo che 6 su 10 le fa giusto. Di tutto la fa non per guadagnare da 192 andare a 210, cioè andare da 192 a 300, certo, no, ma certo. Al di là delle percentuali di volte in cui siamo, vince. Siamo al 192. E di là siamo al 45. Questo prima azione. Giocarsi soltanto le probabilità alte. Giocarsi probabilità alte. Alta significa maggiore della media. Dal 45 arrivo al 55. Qui niente, perché qui se un gioco solo probabilità alta, non c'ho anche nella probabilità bassa e quinta. Tendenza, individuare la tendenza, centrarsi con la tendenza. Qui indubbiamente poco, perché già il sistema è vicino al prossimo al 60%, quindi non ha molti, diciamo così, molto più spazio. Infatti al 55 potrebbe arrivare al 65. Di qua invece dal 192 le probabilità cambiano dal 52 sul bagno al 60, era 60 scusi, 10, 61. Sì, era 50,2. Dal 50,2 arrivare a un 61, che diciamo che è la media tra 50,2 e 71 massimo, diciamo che ragionalmente posso sperare di arrivare al 61% come probabilità di giorni azzeccati. Questo significa che dal 192 passiamo al 300. Dopodiché terzo step, miglioramento è quello che si può definire come gestione dinamica, dinamica significa che non compro o vendo più a quegli orari stabiliti, ma mi metto lì tutti i giorni e decido io il momento di entrare e il momento di uscire. Se sono bravo qui posso arrivare a 5-5 a 4-5 20%. Qui si compra la sera, o si vende la sera e si esce la macchina, quindi per poco lo spazio è finito. Infatti, negli anni passati, però diciamo la verità, questa è l'ultima versione, negli anni passati c'era una versione simile,
che rielaborando possono trovare questo. E questo è il risultato. 139,5%. Questa è una versione precedente testata sull'anno precedente a questo. Infatti sono 350 giorni, quindi un anno e mezzo prima di questo, nell'anno e mezzo prima di questo, come vedete la percentuale è simile, 50,1 e 49,9, e il risultato è 139 contro il 190, perché qui ci sono i miglioramenti, le tendenze. E questo per farlo venderlo? No. Sì, un Mingo Trading, uno se vuole, se lei va, ci sono tutte le spiegazioni, la mattina verrebbe pubblicato, quindi c'è alle 9.05, alle 9.15, in realtà lo pubblico alle 7, quindi molto più. Questo per consentire a chi vuol fare gestione durante il giorno di sapere alle 7 quello che deve fare in maniera tale da prepararsi. Quindi noi ti giocati un contratto a rialzo e hai probabilità di vincere 57 milioni. Quindi, siccome la media è il 62, questo è uno dei giorni con probabilità sotto la media. Infatti mi dice molto. Se fosse quell'altro sistema, e mi dicesse guarda che oggi c'hai il 57%, la media è 62, ragionalmente se uno lo gioca fa bene. Bene, signore e signori, sono esattamente 19.05.